Carissimi, buongiorno. Allora, io sono in pausa, mi faccio il diretto di perlustrazione e riparto. Però una cosa ve la devo dire, ve la devo raccontare. Allora, ragazzi, io ho fatto la pausa dei 45 qui all'area di servizio Salerno, a San Marco, Piemonte. Ovviamente sto andando al parcheggio, no? Ovviamente, no? Se no che sto a fare da qua? Vediamo il finestrino, mettiamo l'aria condizionata perché fa veramente caldo. E siamo a sabato 6 maggio, sì, 6 maggio. E sono ancora in viaggio. Allora, ragazzi, non va bene. Ma non va bene non per, come dire, non va bene non per l'organizzazione. Io mi ritrovo qui ancora in viaggio, qui di sabato alle ore 12:52. Mi mancano 77 km al parcheggio. Arriverò al parcheggio intorno all'1 e mezza alle 2. Vi volevo però, la cosa che vi volevo dire, e ora me la dico, no? Mi tentava di fare sto video. Allora, vi racconto una storia. Oggi è sabato, siamo a giovedì. Giovedì, sì. Allora, io sono stato a Verona, ho preso un rimorchio dall'interporto e il rimorchio andava scaricato a un paese vicino Sinigallia. Dico specifico niente perché magari si potrebbe capire, come vicino Sinigallia, no? Sono partito dall'interporto di Verona, saranno state non mi ricordo sinceramente, gli orari preciso. Comunque sarà stato in tarda mattinata. Io avevo tutte le ore di guida, avevo le ore, non tutte le ore, avevo le ore per raggiungere lo scarico, no? Sono messo in tragitto, sono fatto la 22 fino a Modena, poi da Modena ho preso ovviamente la 14 direzione sud verso Sinigallia, dove dovevo uscire. Casualmente vedo su Google dove dovevo andare, no? Per ovviamente orientarmi, capire meglio dove era il posto di scarico, e leggo che erano aperti fino alle 16:30. Io mi sono fatto due conti e alle 16:30 non ce la facevo ad arrivare, seppur non ho trovato nessun intoppo, ho viaggiato regolare. Non riuscivo ad arrivarci a quell'ora, potevo arrivarci dopo forse mezz'ora, mezz'oretta, alle 5 forse potevo arrivare lì. Ho chiamato e gli ho chiesto se era possibile, era fattibile il fatto che mi potessero aspettare per scaricarmi, così già mi trovavo scaricato, avevo le ore e poi uscivo e mi sarei fermato per fare la pausa, no? La pausa, dovevo fare le 11 ore di pausa. Giovedì sera, perché purtroppo avevo già fatto le 3 per 3 volte, avevo già fatto la pausa delle 9 ore per 3 volte. Questo è un errore che faccio.
inizio settimana devo fare sempre le 11 ore di pausa, in modo tale che poi a fine settimana mi ritrovo con la voglia di tornare a casa, mi ritrovi a fare le 9 ore di pausa e non le 11. E ora vi spiego anche il perché di questa situazione. Però io poi questa settimana ho dovuto fare per 3 volte, lunedì, martedì, mercoledì, 9 ore di pausa, e quindi avevo finito giovedì e quindi dovevo fare per forza le 11 ore di pausa. Vabbè, le ho chiamate e mi hanno detto: no, non è possibile, noi alle 4:30 tassativo terminiamo di lavorare, c'è un'azienda che chiude alle 16:30. Non lo so, vabbè, lasciamo stare. E mi hanno detto che dovevo andare a scaricare venerdì, ma non alle 7, no, alle 8. Loro aprivano alle 8 iniziamo a scaricare. Vabbè, proprio alla lettera. Vabbè, quindi io purtroppo non ce l'ho fatta, ho rallentato un attimino e mi sono fermato a fare la pausa alle 17:30, sì, di giovedì pomeriggio mi sono fermato al Metauro, quindi prima l'area di servizio prima dell'uscita di Sinigaglia. Ho fatto lì la pausa. Il giorno dopo, dopo 11 ore, dopo 11 ore no, mancava dal Metauro allo scarico mancavano 20 km, quindi ho detto: ma che cosa vado a fare io così presto, visto che potevo partire alle 4:30? Ho detto: no, 20 minuti, cioè alle 5, 5:10 sono là, ma poi devo aspettare 2 ore e mezzo fino a quando aprono. L'azienda non la conoscevo, quindi non sapevo se c'erano dei parcheggi fuori, non la conoscevo. E tantomeno ho visto su Google la mappa, quindi ho detto: ma non mi faccio, dormo, sto fino alle 6:30, vado un'ora prima. Alle 6:30 io sono partito dal Metauro e alle 7:05 ero fuori dal cancello. C'erano i parcheggi, se, a saperlo mi sarei magari fermato anche a fare la pausa delle 11 ore. Vabbè, sono arrivato alle 7, c'erano altri 3 camion che erano lì, stazionavano dalla sera precedente e quindi avevano già la precedenza prima di me. Vabbè, io mi sono andato a registrare e il portiere mi ha detto che sì, di solito alle 8 scaricano, però visto che tu hai uno scarico che può essere scaricato prima, faccio entrare uno che sta prima di te, quindi dei 3 camion, uno aveva lo stesso scarico mio, lo faccio entrare e poi tocca a te. Ah, buono, interessante. Vabbè, e quindi ho aspettato, mi sono registrato, ho aspettato. Dalle 7:15 si sono fatte le 10:30. Alle 10:30 io sono entrato. Sono entrato, fortunatamente che il portinaio mi aveva detto di anticipare già, sganciare, togliere le cinghie, in modo tale che quando arrivavo allo scarico all'interno dell'azienda basta che aprivo i teloni da un lato e dall'altro e niente, mi scaricavano. Meno male. Vabbè, alle 10:30 sono entrato e me ne sono uscito alle 11:05. Sono stati veloci, sinceramente. Però, quindi ho perso dalle 7, dopo 4 ore io me ne sono andato. Dopo 4 ore. L'azienda era un'azienda grande con oltre 20 posti di scarico e di carico, e questo ritardo era dovuto al fatto che c'erano le navette che arrivavano ogni tanto e quindi avevano la priorità sui camion esterni. Dopo 4 ore sono uscito. Poi io credevo che potessi
prendere la strada verso sud, invece no, mi hanno detto che dall'ufficio mi hanno detto che dovevo andare a caricare vicino La Spezia. Però anche qui c'è un problema. Sono partito alle 11 e dove dovevo andare a scaricare, anche qui, poverini, tra virgolette, alle 4 e mezza finivano di lavorare. Ora non so a che ora iniziavano questi, comunque alle 4 e mezza terminavano. Quindi mi sono messo nel camion, sono riuscito ad arrivarci verso le 4:10. Fortunatamente, anche se mancavano 20 minuti all'ora X, per i dipendenti mi hanno caricato e quindi me ne sono andato fortunatamente, e fortunatamente ho preso la strada di casa. Quindi da lì ho fatto verso Firenze, la 11, ad arrivare a Firenze, poi da Firenze la strada a scendere fino qua all'uscita di Potenza. Da quando sono partito dalla Spezia, avevo già consumato 4 ore e 50, e quindi mi rimanevano 3 ore, 4 ore e 09, no, 3 ore e 09. 50, mancavano, vabbè, mi mancava quello che mi mancava, perché potevo fare 9 ore di guida, non potevo nemmeno fare la decima ora, perché questa settimana le avevo sfruttate già i primi giorni della settimana, male, molto male. Mi devo tenere le due volte che posso fare la decima ora e il riposo delle 9 ore me le devo tenere dal mercoledì in poi, perché vedi, poi va a capitare che io ho fatto 3 ore, sono arrivato a Fabbro, al Sarni di Fabbro Ovest, e là sono arrivato intorno alle 8:30, 20, alle 20:30 di ieri. Potevo ancora guidare, me la sentivo, non ero stanco, visto che avevo dormito oltre 11 ore il giorno prima. Potevo camminare, volevo camminare, però non potevo, mi dovevo fermare, quindi mi sono fermato. Fortunatamente ho trovato posto, visto che lì al Fabbro è molto, molto piccolo, come molto scomodo come area di servizio, però sono riuscito a fermarmi. E lì ho dovuto fare 11 ore di pausa, perché il cronotachigrafo lo richiedeva. Quindi alle 7:30 sono ripartito, e ora, fortunatamente, senza nessun intoppo, sono quasi qua all'uscita di Potenza, e poi mi manca pochissimo per arrivare al parcheggio, e fortunatamente poi torno a casa, è finita la settimana. Allora, quello che vi volevo dire era che comunque sto tornando di sabato a casa, ma questo non è dovuto al fatto che l'azienda si è organizzata per farmi tornare sabato. No, se tutto andava come doveva andare, se non avevo questi intoppi che alle 4:30 le aziende chiudono e che non mi possono nemmeno aspettare nemmeno una mezz'ora, io avrei potuto scaricare venerdì, quindi ieri, avrei potuto scaricare all'azienda senza dover aspettare 4 ore. Sarei arrivato in anticipo all'azienda di La Spezia senza correre sulla strada, e avrei avuto comunque, avrei anticipato, cioè io so, con 4 ore di ritardo comunque, cioè 4 ore, no, 4 ore di ritardo il venerdì. Poi ho dovuto fare la pausa, vabbè, la pausa comunque andava fatta, però sto comunque con 4 ore di ritardo secondo la tabella di marcia, sì. Quindi comunque sarei arrivato anche un po' prima a casa. Però questo per dire che cioè la figura del camionista è una figura, veramente un lavoro che si assorbe tutti gli intoppi che gli altri commettono, e che
eventualmente gli imprevisti che succedono lungo la strada. Cioè, tu è un lavoro che tu non puoi fare nessuna, non ti puoi organizzare, non puoi, come dire, preventivare una cosa, perché poi va a finire che va tutto, tutto a rotoli. E quindi il camionista è un qualcosa, è un lavoro che veramente quello alle 4:30 chiudono, non posso aspettare mezz'ora per scaricarmi, anzi per scaricarmi, che ci hanno messo 20 minuti per scaricarmi, quindi alle 5:20 sarebbero andati via, cioè no, alle 4:30 puntuali hanno terminato il lavoro. Poi tu hai dovuto attendere il giorno dopo, alle 8 addirittura, hai dovuto attendere le navette che avevano la precedenza, e tu che devi andare a scaricare, devi scaricare, devi andare poi a caricare per poter scendere, devi aspettare che questi hanno la precedenza, poi magari trovi il traffico sulla strada e quindi tutto si ripercuote a discapito del camionista. Il camionista, sia chi fa la linea che non fa la linea, perché anche il camionista giornaliero farà peggio, perché magari con la voglia di ritornare a casa fa anche più tardi. Tu magari, facendo la linea, non ci paghi queste cose, però non più di tanto, perché io potevo benissimo, se tutto andava come doveva andare. Ah, c'è anche da dire che questo ritardo dal sabato è dovuto anche al fatto che io poi, visto che sono andato pure a Genova a sganciare un rimorchio, e sono andato mercoledì, lì al terminal, chiudevano, anche lì fanno l'orario di ufficio, poverini, lavorano troppo e quindi hanno un orario, forse le 8:30, vabbè, comunque hanno un orario un po' più allungato, però alle 8:30 chiudono. Quindi io potevo benissimo arrivare anche alle 8:30, però arrivavo lì al porto e non è che mi sganciavo il rimorchio così da solo. Comunque doveva stare una figura che mi dicesse, anche perché era la prima volta che andavo lì al porto, non sapevo nemmeno come funzionava la situazione. E quindi anche lì mi sono dovuto fermare a 20 km prima dal porto di Genova, fare le 9 ore, meno male avevo ancora l'ultima volta che volevo fare le 9 ore, e il giovedì mattina alle 7 si ero già nel porto, ho scaricato. Però vedi, è un qualcosa che poi accumulando, 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 va a finire che tu il sabato alle 10 sei ancora sul camion e devi ancora arrivare al parcheggio. Questa è la situazione, ecco, è una situazione dal fatto che il camionista è quella figura, l'ultima ruota del carro, che si assorbe tutte gli intoppi, sì, gli intoppi, dico bene, gli intoppi che accadono sulla strada, nelle aziende, i vari problemi che ci possono essere anche durante la giornata, e tu sei costretto a tornare un po' più tardi questa settimana rispetto alle settimane precedenti. Vabbè ragazzi, può capitare, mi era stato detto che comunque sì, il venerdì ritorni a casa, però può capitare che anche qualche volta il sabato, perché giustamente uno non è che dice che sta nell'ufficio, che il venerdì alle 4:30 te ne esci dall'ufficio, sei a casa. Qui il venerdì alle 4:30 sei costretto a doverti fermare al metauro e aspettare che i signori riprendano a lavorare il giorno dopo. Vabbè, ragazzi, ci aggiorniamo dal prossimo video, nel video della My World. Sì, My World, in cui mi dico cosa ho fatto in questa settimana. È stata una settimana un po' intensa, ho visitato posti nuovi, strade nuove, quindi non me lo perdete il video, in cui vi faccio vedere cosa ho fatto questa settimana. Va bene? Beh, buon pranzo, io evito di mangiare, perché se mi devo fermare pure a mangiare, va a finire che arrivo stasera a casa.
casa, quindi evito. Vedi, il camionista deve anche evitare, devi, di mangiare, deve evitare magari anche, non si può fermare, deve trattenersi di andare in bagno, perché se poi esce dall'area di servizio va a finire che tanto un po' di tempo, poi non arriva in orario dello scarico. Questa cosa è successa quando sono andato a caricare lì alla Spezia, cioè io ho evitato di ho anche evitato di fermarmi, perché se mi fermavo avrei perso quel minuto, quei minuti in più, e rischiavo anche di non essere caricato lì all'azienda della Spezia. Vabbè, buona giornata.